are going to have to act if we want to live in a different world. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qua sul mio canale, qui in Vivitech & Mixtech, e oggi siamo finalmente su F1 2020 dopo tantissimo tempo. Dopo, in realtà l'ho preso praticamente subito all'uscita, e in realtà l'ho preso 3 giorni prima dell'uscita vera e propria, perché ho preso la versione Michael Schumacher. E se avete visto la live che ho fatto ieri sul mio canale riguardante appunto F1 2020, dove abbiamo costruito il nostro team, ovvero Nvidia F1 Racing Team, andate a vedere prima di vedere appunto questo episodio. Ovviamente se sapete come è già accaduto prima di questo, allora possiamo procedere subito. Siamo qui sul circuito di Australia, Albert Park, Melbourne, ovviamente primo appuntamento questo inverno F1 2020 anche, ma in realtà lo è stato sin dal 1996, se non erro. In classifica prestazionale siamo noni, come potete vedere Nvidia F1 Racing Team. Per quanto riguarda l'RS, non abbiamo una miglioria consigliata, quindi ok. C'è uno sviluppo in corso per il telaio, che è il fondo piatto posteriore, ridistribuzione peso, e una dell'aerodinamica, resistenza aerodinamica, il flap di gonitella anteriore. Migliore consigliata non ce ne dà, abbiamo 635 punti. Per la componentistica utilizzo le prime solo per le sessioni di prova libera, F1, F2, F3. In confronto al 2019 abbiamo un MGUK in più e stop. E 2 per le batterie e UCE. Quello che ha cambiato è solamente l'MGUK, che è l'unità generatore motore cinetica. Direi di non perdere altro tempo e possiamo andare in gara. Finalmente è arrivato di nuovo quel periodo dell'anno. Inizia una nuova stagione di Formula 1. Le discussioni pre-stagione ora stanno a zero. Facciamo parlare i veri protagonisti di questo sport mentre le auto si allineano per la partenza. Questa stagione inizierà col botto. Benvenuti al Gran Premio d'Australia. Mai sottovalutare il circuito di Melbourne. La combinazione di tratti scivolosi e curve ad alta difficoltà rende ogni sorpasso un'impresa proibitiva. Per infilare gli avversari e guadagnare posizioni, i piloti non potranno fare altro che sfruttare le zone DRS. L'uomo bagato sull'acqua, lasciamo. Riuscirà Mercedes ad aggiudicarsi una vittoria e a iniziare così la scalata al settimo titolo costruttori consecutivo?
Ferrari e Red Bull invece si porteranno in vantaggio prima di tutti? E con ben 22 monoposto in pista, come farà la nuova scuderia a districarsi? È bello essere tornati, Luca! Ci aspetta un anno di azione! Ben detto, Carlo. È stato un lungo inverno, ma finalmente siamo tornati. Come di consuetudine, aspettiamoci soliti sospetti pronti a darsi battaglia. Ma come spesso accade all'inizio di ogni stagione, le auto hanno bisogno di essere rodate a dovere e non mancheranno di certo problemi di vario tipo. Come già saprete, quest'anno ci sono ben 11 squadre a completare la griglia di partenza. La nuova scuderia ha come proprietario lo stesso pilota che vedremo scendere in pista, una cosa che non accadeva dai tempi di Hector Rebac, parliamo di ben 4 decadi fa. Come se la stanno cavando finora, secondo te? È difficile immaginare di ritrovarsi faccia a faccia contro lo spietato mondo della Formula 1. Eppure sono qui, increduli ma pronti a mostrare i denti ai loro sfidanti. La qualifica è importante ma non è tutto, la cosa fondamentale è andare a punti in questo Gran Premio. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Quindi il resto della griglia. Leclerc, Verstappen, Alexander Albon e Vettel. Norris, Perez, Ricciardo e Lance Stroll. Sainz, Gasly, Dani Kvyat e Giovinazzi. Raikkonen, Colombo, Kevin Magnussen e George Russell. Giotto, Grosjean, Latifi e Esteban Ocon completa la griglia. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Vedremo. Questa è la strategia, vediamo su misura prevista. Prevista è 3 decimi più veloce. Al 7 con le morbide e 8 con le medie. È previsto un annuvolamento durante la gara. Poi il serbatoio su 15 giri aumentiamo un po' di più. Visto che il motore Renault ne chiede parecchio di benzina. Ok, fatto tutto. Vi faccio vedere l'assetto. 4-6 di aerodinamica, proprio per il tracciato. 65-70, abbastanza sbloccato il differenziale per non avere problemi di accelerazione, ma ne avremo molti. Geometria sospensioni sempre come 2019, massimo, minimo. Sospensioni abbastanza morbide, 3-3, 7-7 di barra stabilizzatrice e 4-6 di altezza. Freni, da quest'anno qui, la pressione sfreni standard è aumentata al massimo. Non si sa per quale motivo, ma l'hanno messa così. Bilanciamento freni frontali, non è più bilanciamento frenata. Bilanciamento freni frontali, 54 come al solito. E gomme sempre 3. Da quest'anno anche si può cambiare la pressione anche delle singole pneumatici. Nel 2019 c'era pressione gomma anteriore e pressione gomma posteriore. Tipo 23 21.1, adesso 23 23 21.1 21.1. praticamente ogni pneumatico ha la sua pressione e possono essere modificate durante le prove libere. Direi di non perdere altro tempo e partiamo col warm up per questo primo punto. Bella partenza, proviamo a salire adesso.
bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. La batteria è piena, puoi usare la modalità sorpasso per avanzare. Bandiera gialla. Distacco dall'auto davanti, 2,4 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,8 secondi. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. L'attacco dal pilota davanti sta diminuendo al ritmo di circa 5 decimi a giro.
target più uno di carburante in eccedenza. Target carburante più uno. Finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Condizioni delle gomme ancora ottime. Vai, vai, sarai in gara all'uscita dai box. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Box per la sosta. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,6 secondi. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,0 secondi.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Attenzione, attenzione! No, ciao. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Ok, via libera. Virtual safety car in uso, rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual safety car in uso. Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok, sei nella top 10. We'll be right back.
Sei all'ultimo giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Vai, anche il giorno. È stata una bella gara oggi tra le strade di Melbourne, una vittoria strameritata. Beh, Luca, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre una grande emozione. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Direi Colombo. Ha spinto tantissimo e ci ha regalato una prestazione fenomenale. È stato un piacere guardarlo. Ora vediamo la classifica costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio! Ce l'abbiamo fatta. Un punticino per... Ottimo lavoro oggi! Sentiamo le tue impressioni. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Eh sì, molto. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Senza la grande scala. Hai sbandato in qualche occasione. Ti mancava aderenza? Sbandato, non lo so. Ottimo, ed è tutto. Archivamento, ottimo inizio. Non so che cosa si riferisce, ma vabbè. $90,000. Non so per cosa ho preso il danno, ma non lo so. Oh, quartier generale scuderia.
Ah, ecco, ok. Passati praticamente al quartier generale del team. Vediamo le attività che possiamo fare. Sì, strategia marketing, dai. No, 755 punti. Credo dovremmo selezionare Sandito. Qualcosa del genere. Immaginavo. Cominciamo a mettere le prime per il prossimo premio. Sarà in Bahrain. Questo è il mercato dei piloti. Da qui puoi consultare le liste e i dettagli dei piloti, confrontarli tra di loro e anche aggiungerli ai preferiti. Quando la finestra di mercato si apre, dovrai consultare questa schermata per avviare le trattative con i piloti. Ok. Che ci possiamo lasciare qua con questo episodio di F1 2020 con la Nvidia F1 Racing Team, che è riuscita a prendere il suo primo punto nel Gran Premio d'Australia, ovvero il Gran Premio che avete appena visto. Questa Nvidia F1 Racing Team speriamo che cresca ovviamente durante la stagione. E niente, fatemi sapere se vi piace questa serie, lasciate un bel mi piace se il video è piaciuto, non mi piace se il contrario, condividete, commentate, fate sapere cosa pensate di questa nuova serie qui e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao ciao!